Quinta parte. Iniziamo con questo, il meme Woman Yelling at a Cat, chiamato dal sottoscritto gatto schifato che guarda male una donna che gli punta contro il dito mentre gli urla piangendo. Ora che ho ripetuto questo mi rendo conto che suonava meglio nella mia testa. E che è meglio il nome originale? Un meme che mi ha perseguitato, lo vedevo praticamente ovunque su internet. Così ho deciso di farne uno mio. Persone che ancora oggi dicono che bisogna smettere di giocare ai videogiochi perché bisogna crescere ad un certo punto. Le stesse persone che quando erano piccole correvano dietro ad un pallone e che ora lo guardano dietro ad uno schermo in televisione. Curioso che solo per i gamer valga. Seriamente, i videogame ti aprono un mondo di fantasia, di creatività, che alle volte spiazza chi non l'ha. Che a volte spiazza chi non li ha mai provati. Questo potrebbe essere un argomento per un prossimo video. Bruce Campbell è un genio e lo ha provato anche con questa sua affermazione. Ha detto apertamente che secondo lui Batman contro Superman è in grado di far andare il mondo a rovescio con la forza centrifuga. Batman no. Superman sa volare. Censura. È l'uomo d'acciaio. Hanno speso un sacco di soldi per prendersi in giro da soli. Bravo! Diciamocelo, Bruce non ha tutti i torti, soprattutto perché la storia è tratta da uno dei fumetti più belli che siano mai stati realizzati, ovvero Il ritorno del Cavaliere Oscuro. Occasione mancata, quindi. Parlando di occasioni sprecate, giusto per farci un po' male, rimaniamo a tema supereroi. Come non si può citare lo Spider-Man 4 di Sam Raimi? Purtroppo mai realizzato e di cui lo stesso regista sembra esserne quasi ossessionato, un po' come me. Sarebbero stati introdotti personaggi come Rhino, Shocker, Prowler, Stiltman, la Gatta Nera, ed il cattivo principale sarebbe stato Lizard o persino Avvoltoio. Oh, e Bruce avrebbe interpretato un Mysterio. E sarebbe stato perfetto nella parte, secondo me. E lo sapevate che stavano già scrivendo anche il quinto ed il sesto film? Con tanto di un ritorno di Venom, oltre che di Carnage e dei Sinistri 6. Sarebbe stato geniale. Aspettate, fermi tutti. La parte nerd che è in me sta uscendo fuori. Questo perché quando inizio a parlare di fumetti, film e quant'altro, fatico a fermarmi. Ma cerchiamo lentamente di andare avanti. È deceduto George Hilton, attore che ha preso parte all'epoca d'oro dei film italiani, ovvero quella degli spaghetti western. Impossibile infatti non ricordarlo in Vado, l'ammazzo e torno. Peccato che al giorno d'oggi pellicole come queste siano state dimenticate per lasciare spazio a queste. Modern Warfare torna a farsi vedere nel remake, remastered e chi più ne ha più ne mette in mezzo, perché tanto quello c'è. Davvero volete rigiocare un gioco che era già uscito nel 2007, considerato da me un vero capolavoro, semplicemente con una grafica più alta? Poi magari lo vede e dico wow, certo, ma niente di più. Concludo anche oggi con una pillola di saggezza. Prima di concludere però, una nuova rubrica dentro questa rubrica. Vi leggerò infatti in questo momento una recensione che ho letto e che mi ha. Una recensione che ho letto, che mi sono salvato e che mi ha colpito particolarmente, sperando che possa piacervi. Il titolo della recensione è Delusione e il commento dice: organizzata cena a base di funghi, locale semivuoto, tre funghi impanati nel piatto, il resto nulla di che. Mi dispiace, ma sicuramente non ci ritornerò. Allora, questa recensione risale al 5 dicembre del 2018 e il gestore del locale ha risposto: siamo chiusi da 2 mesi. Censura, censura. Quindi ha risposto il gestore dell'ex locale. Devo dire che mi ha fatto particolarmente ridere questa. E ha risposto il 10 dicembre dello stesso anno. Bene. L'uomo è l'unica forma di vita in grado di lamentarsi. Lamentele che vengono puntualmente scambiate per ragionamenti.
Esattamente come questi che faccio io.